Attacca il Movimento 5 Stelle Massimo D'Alema definendo l'atteggiamento del suo leader Beppe Grillo, alla luce delle ultime epurazioni di due parlamentari, autoritario e chiuso a ogni forma di confronto democratico. Ascoltiamo. No, la cosa che colpisce, non voglio neanche fare un discorso generale su 5 Stelle che richiederebbe tempo, no? No, la cosa che colpisce è questo autoritarismo interno, diciamo, questa chiusura ad ogni forma di confronto democratico, questo metodo autoritario, diciamo, queste esecuzioni, come è stato detto, sommarie che vengono fatte dei dissidenti, perché questo francamente, insomma, richiama una concezione della politica che non mi sembra accettabile e che in definitiva è controproducente. D'Alema è stato intercettato dai giornalisti a Napoli in occasione di un incontro incentrato sulla figura dell'ex segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer, che lo stesso D'Alema ricorda così. Innanzitutto Berlinguer nasce alla lotta politica come figlio della Sardegna, e poi nel corso di tutta la sua vita politica, insomma, molti dei passaggi importanti dell'esperienza politica di Berlinguer sono legati al Mezzogiorno. Io ricordo la riunione che si tenne a Vietri, la famosa svolta di Salerno, in realtà si tenne a Vietri, diciamo, sono testimone perché io ero lì, c'era un giovane quadro del Comitato Regionale Pugliese del Partito Comunista, e ricordo come quel momento di svolta in cui lui lanciò il tema dell'alternativa, lo fece proprio in rapporto alla situazione del Mezzogiorno e alla crisi profonda dello Stato Democratico, la situazione di abbandono.